Tecnomaster.biz, business center, e-commerce, logistica e formazione professionale. Si sviluppa su un'area di 1200 metri quadri in un ambiente elegante ed accogliente, con un'ampia reception con servizio di centralinista multilingue. Tecnomaster.biz offre uffici e sale riunioni a noleggio con chiave personalizzata. La struttura è dotata di un'elegante sala conferenze dedicata alla formazione professionale. Tecnomaster.biz annoverà personale esperto e qualificato al servizio di un'azienda giovane, dinamica e al passo coi tempi. Tecnomaster.biz è a Cerignola sulla strada statale 529 o Fantina al chilometro 1200. Telefono 085 74 60 97. Per il 12° turno del campionato di promozione Girone A si affrontano al comunale di Ordona lo Sporting Ordona in maglia verde e in maglia bianca e bordi azzurri il Trulli e Grotte, ospite di questa 12° giornata della formazione del tecnico Matteo Zito squalificato, uno Sporting con diversi assenti quest'oggi, con Quaresimale in panchina, Montemorra e Mascia squalificati, quindi uno Sporting Ordona Cicolella infortunato, uno Sporting Ordona fortemente rimaneggiato. Qui il calcio d'avvio affidato a Felice Jacopo Buone, lo Sporting che parte subito forte, cerca subito la prima conclusione con Favilla, il cross che diventa un tiro in porta, Lores controlla, pallone alto di poco, poi ci prova qui Ragno a mettere questo pallone in mezzo, il colpo di testa da parte di Dintrono, pallone al lato, ancora calcio d'angolo per lo Sporting, pallone in mezzo, qui lo stacco, il pallone che finisce alto sulla traversa, poi ancora Jacobone apre il gioco dall'altra parte, cercare De Leo, il tiro in porta, il gran gol di Ale De Leo che porta in vantaggio lo Sporting Ordona, si fa trovare pronto al rientro De Leo con questo gran gol che beffa Lores, poi ancora la formazione di casa che prova con questo scambio, pallone sull'esterno a cercare Balletta mette giù il pallone, prova a servire un compagno di squadra, prova poi la conclusione in porta, pallone alto, applausi per lo Sporting che gioca bene, convince, poi c'è il Trulli e Grotte qui che prova a farsi pericoloso in avanti con la conclusione da parte di Donghia, niente da fare per la formazione ospite, ancora qui con Dintrono che lotta e sgomita, cerca di mettere questo pallone in mezzo, c'è il fallo di mano da parte di Cassano, il calcio di rigore fischiato la signor Rizzi di Barletta, Jacobone lo trasforma ed è 2-0 per lo Sporting Ordona che quindi si porta sul doppio vantaggio, rivediamo ancora qui ancora la conclusione, il pallone in mezzo e ci prova ancora il Trulli e Grotte a farsi pericoloso in avanti con questo pallone messo in mezzo, esce Di Lorenzo e controlla, poi c'è l'uscita da parte di Lores che anticipa Dintrono, il calcio di punizione con il pallone comodo per Daddaro per Di Lorenzo, poi c'è ancora questo ripiegamento difensivo da parte dello Sporting che salva e qui arriva il fischio arbitrale che manda le squadre a riposo sul 2-0 per lo Sporting Ordona, ripresa che si apre con il Trulli e Grotte che prova a farsi pericoloso, si fa trovare pronto Di Lorenzo, poi ancora in avanti c'è Dintrono, la conclusione era fuori gioco però è annullato il gol a Dintrono, poi questo cross in mezzo, pallone pericoloso, niente da fare, poi l'apertura bellissima da parte di Ragno a cercare Dintrono che prova ad involarsi in porta, Dintrono poi a mettere questo pallone in mezzo, non arriva nessuno e rinvia la difesa ospite, poi ancora qui Jacobone con la deviazione di Dintrono da pochi metri non riesce a mandare il pallone in rete, poi ancora lo Sporting qui con lo slalom da parte di Leo Ragno, grandissimo gol del centrocampista rosso-blu che rivediamo qui lo slalom, ne salta 4 e mette il pallone in porta per un grandissimo gol da parte dell'ex centrocampista della Unione Calcio Biceglie, poi ancora qui il pallone in porta con la sostituzione fuori Jacobone, dentro Quaresimale con un piccolo problema, Quaresimale è stato lasciato in panchina, qui il pallone in mezzo è proprio Quaresimale che segue il terzo gol dello Sporting, 3-0 quindi per uno Sporting, anzi 4-0 per lo Sporting che si porta sul 4-0, esce Ragno che aveva siglato quel bel gol dentro, intanto accorcia qui la formazione del Trulli e Grotte con Imon che pareggia per la formazione ospite e poi ancora questo pallone in mezzo, l'azione con il Trulli e Grotte pericoloso, ci prova ancora la formazione ospite, questo pallone in mezzo traversa da parte della formazione, intanto qui la conclusione, pallone che finisce fuori e finisce la partita 4-1, la partita qui al comunale di Ordona e noi andiamo negli spogliatoi per ascoltare il mister Matteo Zito. CF Informatica, vendita ed assistenza di computer e smartphone. CF Informatica permuta il tuo vecchio PC e il tuo smartphone. CF Informatica effettua anche recupero dati cancellati e creazioni siti web. CF Informatica è centro autorizzato Aria, 3, Team, Telecom, Vodafone e Linkem. CF Informatica è anche vendita cartucce e toner per stampanti per ufficio e privati.
CF Informatica è centro installazione e impianti di videosorveglianza e impianti di illuminazione a LED. CF Informatica in via Lanza ad Ortanuova, telefono 085 79 13 17. CF Informatica, la soluzione tecnologica alle tue esigenze. Allora mister, in fase di presentazione di questa partita parlavamo di uno Sporting a due facce, quella fuori casa e quella in casa. Finalmente è arrivata la vittoria in casa, quindi si è tornati al successo, è una vittoria importante anche perché con la contemporanea sconfitta della capolista si è a meno 6 dalla vetta. Sì, oggi ci tenevamo in modo particolare a fare risultato pieno proprio in virtù di questo trend che abbiamo in casa, che ultimamente riuscivamo a colmare fuori casa, però comunque era un peccato, no? Perdere in casa quello che si faceva di buono fuori. Oggi abbiamo ottenuto i tre punti importanti, soprattutto, ripeto, per il discorso casalingo. E poi hai accennato al discorso dell'Omnia Bitonto, si è accorciata la classifica. Il campionato è lungo, noi dobbiamo vivere noi alla giornata, cercando di sbagliare il meno possibile e cercare di fare fronte a tutte le difficoltà che questo campionato riserva ogni domenica. Oggi non era facile, questa è una buona squadra, ordinata, ben messa in campo. Oggi i ragazzi sono stati bravi a cogliere l'attimo e poi la partita si è messa sul binario giusto per noi e siamo stati comunque bravi a portarla a casa in un momento nostro un po' particolare, visto un po' di squalifiche, un po' di infortuni. Non era semplice, oggi avevamo una difesa inedita e comunque i ragazzi si sono comportati bene tutti, dal primo all'ultimo. Faccio i complimenti a loro, a chi è entrato, che ha dato il suo contributo, e a chi purtroppo non ha potuto prendere parte alla partita, però sono stati uniti, compatti, e questo è lo spirito che ci deve contraddistinguere da qui fino alla fine del campionato. Ecco, una settimana delicata quella che state per vivere, perché c'è la preparazione alla difficile trasferta di Corato, in casa di un Corato che si è rifatto dopo l'arrivo di mister Di Corato, e poi c'è il mercato che inizia giovedì, quindi c'è la possibilità di colmare qualche lacuna magari. Sì, adesso dobbiamo pensare a riposare, a martedì che poi ci vediamo al campo facciamo il punto della situazione. Domenica ci aspetta una partita molto difficile, su un campo difficilissimo, contro una squadra che sicuramente in settimana completerà l'opera di ristrutturazione a livello di organico. Perché comunque, così come ci crediamo noi, così come ci crediamo a Fetta, così ci crede pure il Corrado e ci crede anche qualche altra squadra, quindi approfitteranno in settimana per sistemare alcune lacune che secondo loro hanno. Ecco, per quanto riguarda invece il mercato dello Sporting, ci sarà magari qualche innesto, ma ci sarà anche qualcuno in uscita? Non ti so dire, sinceramente. Domani faremo il punto col presidente, con la società della situazione, per cercare di completarci un attimino. Noi purtroppo abbiamo avuto delle difficoltà nell'ultimo mese e mezzo per quanto riguarda certe situazioni. La società ha tutto l'interesse e tutta la volontà a colmare queste lacune. E niente, quindi vediamo lunedì domani cosa dice il presidente e ci regoleremo di conseguenza, insomma.